È primavera, ma è già emergenza siccità. Subito grandi invasi, ma soprattutto subito meno burocrazia. Grazie alla pioggia di questi giorni, l'emergenza immediata è stata rimandata. E si tratta di rimandare, non certo di scongiurare. La politica deve avere gli occhi lungimiranti. E abbiamo bisogno, nel mondo agricolo, ma dal punto di vista sociale è fondamentale, una politica di lungimiranza che veda di risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico. La politica deve essere indirizzata ai grandi bacini, grandi invasi che possono risolvere in modo strutturale e in modo definitivo, consistente perlomeno, avere una politica un po' più lunga, lungimirante sul territorio. Da un'emergenza ad altre due emergenze, lupi ibridi, cinghiali ungulati, allevatori e agricoltori allo stremo. I problemi sia dei lupi che sia degli ungulati sono estremamente connessi. L'eccessiva presenza degli ungulati ha fatto sì che aumentasse esponenzialmente la presenza dei lupi. Bisogna partire dagli ungulati e gli ungulati nelle zone dove non c'è vocazione per gli ungulati, cioè nelle zone boschive dove c'è un'agricoltura che funziona, purtroppo, perché nelle altre zone ormai anche per colpa degli ungulati stessi l'agricoltura è diminuita, ecco, in quelle zone intervenire in modo radicale, dove non, cioè aumentando la possibilità di fare contenimenti da parte degli agricoltori, ma anche e soprattutto dove continuano ad esserci questi animali, nelle zone non vocate, un intervento di carattere pubblico, al limite anche l'esercito, cioè ci deve essere una risposta forte. Conseguentemente ci sono i lupi, qui bisognerebbe avere la forza di prendere decisioni politiche importanti.